Asmara, il grande mercato. I mercati sono una delle attrattive principali di Asmara. Il grande mercato, situato in Eritrea Square, ha luogo tutte le mattine, ma il momento migliore per visitarlo è la mattina del sabato, quando arriva gente da tutto il paese. È veramente uno spettacolo tuffarsi tra bancarelle di granaglie, spezie e frutti tropicali. Gli indumenti delle donne sono variopinti e colorati a seconda dell'etnia che rappresentano. I tigrini sono il gruppo più numeroso. In seguito al suo arrivo in Eritrea, colonia italiana dal 1890, Ferdinando Martini, governatore, decide che anche nella nuova capitale Asmara debba esserci un ufficio di poste e telegrafo. Questo infatti è tra i primi edifici costruiti per dare dignità alla capitale. Ancora oggi l'ufficio Poste e Telegrafo è in Nafka Avenue, un tempo piazza Tancredi Saletta. Bella costruzione con molti fregi e decori, progettata come gran parte della città dall'architetto Odoardo Cavagnari nel 1916. Articolo del 1873 pubblicato su Illustrazione Italiana ci informa che la prima cartolina illustrata comparsa in Eritrea e contemporaneamente anche in Italia è proprio di quegli anni. L'albergo Italia, il più lussuoso di tutta l'Eritrea, 90 euro a notte per la doppia. Una suite imperiale più tre suite distinte da un colore dominante, da cui prendono il nome, rossa, verde e gialla, sono a disposizione dei clienti insieme a 8 splendide stanze con soppalco e 6 stanze doppie su di un unico piano. Tutte dotate di aria condizionata, frigo bar, TV e telefono. Buonasera. Eccoci qua. L'Albergo Italia, dunque, è il più antico albergo di Asmara. Costruito nel 1899, è stato totalmente ristrutturato nel 2004 da Johannes I, con la collaborazione dell'architetto Carlo Iachino, che ha voluto mantenere intatta la storia di oltre 100 anni. Tutti gli ambienti dell'albergo sono, infatti, arredati con mobili risalenti all'inizio del secolo scorso, e l'atmosfera che ne scaturisce è accogliente e lussuosa. A ciò si aggiungono un bar finemente arredato e 2 ristoranti dove saranno accontentati anche i palati più esigenti.